Buongiorno, noi siamo Lea, Nila e Elisa del News Lab di Locarno Kids e la ringraziamo dapprima molto per averci permesso questa intervista e dato un po' del suo tempo. Ora, se è d'accordo, le faremo qualche domanda sul Film Festival. Con molto piacere, buongiorno. Grazie. Allora, dapprima mi piacerebbe chiederle, com'è arrivato al Film Festival? Una fortunata coincidenza, ero amico di una persona che era appena stata promossa e cercava qualcuno che lo sostituisse. Ha pensato che potessi essere la persona giusta. E cosa la tiene legata a questo lavoro? Che pensiamo che sia molto stressante e un po', impegnativo, ogni giorno è una nuova sfida. Penso che sia uno dei lavori più interessanti che ci si possa immaginare per tantissimi motivi. Intanto perché è molto variato, non c'è una giornata che è uguale a un'altra e tutti i giorni effettivamente si riesce a imparare qualcosa, si riesce a confrontarsi con qualcosa che non si aveva ancora visto o vissuto prima, ma soprattutto perché credo che sia un progetto importante perché di fatto facciamo qualcosa di molto bello che condiziona in modo positivo la vita di tante persone, ma soprattutto anche di chi poi ha la possibilità di presentare le proprie opere qui e di farlo in un contesto che ha un senso, che ha un'importanza. E il suo obiettivo più grande, sia nel lavoro che nella vita privata? Io credo moltissimo nel fatto che le situazioni e le persone abbiano un potenziale. E la cosa più bella è quando si riesce a mettere sia le istituzioni, ma soprattutto le persone che stanno dentro le istituzioni, nella situazione in cui possono dispiegare il proprio potenziale, nel quale possono diventare la miglior versione di quello che potrebbero essere. E come pensa che il festival influisca sulla città di Locarno, però in generale anche sul Canton Ticino e magari sulla Svizzera? Il Locarno Film Festival caratterizza in un certo senso Locarno, quindi dà un'identità forte, rende Locarno riconosciuta nel mondo. È un evento che veicola un'immagine culturale positiva della Svizzera. Qui c'è un impatto culturale che permette alle persone quindi di scoprire delle cose che altrimenti non scoprirebbero, di aprirsi a mondi nuovi, a esperienze nuove, a conoscenze nuove. Lei è il direttore operativo del festival. Ci potrebbe magari fornire un quadro generale del lavoro che deve svolgere prima che inizino le proiezioni? È abbastanza articolata la questione. Trasformiamo una piccola città nella capitale mondiale del cinema d'autore, quindi in un grande palcoscenico. Basti pensare a Piazza Grande, che è un'altra cosa durante l'anno, per cui già solo allestire questa è impegnativa. In 11 giorni realizziamo una trentina di progetti e ogni progetto è un mondo a sé. Qualche volta si relaziona con il pubblico, riceve dei riscontri. È fondamentale che le persone in modo sincero e se possibile costruttivo, purtroppo non è sempre il caso, ma quasi sempre, ci dicano che cosa non andava perché quelli sono poi gli elementi sulla cui base noi possiamo migliorarci e lavorare a quello che presentiamo l'anno successivo.